Rieccoci. Per la terza volta e spero ultima. Non credo di aver giocato ad altri giochi Ubisoft. Carica partita, vediamo da quando me la fa prendere. Dopo 7 minuti di gioco. Vediamo questa. Ma io dici, lo ricomincio o continuo da qua? No, lo continuo. Poi se lo porto su YouTube e lo attaccherò io. Attacco la cosa, la live e basta. In teoria, ecco, è da qua che si continuava. Se del terzo tentativo sì, no, non me ne frego, basta, fanculo Ubisoft del cazzo. Hanno tradito il mio regno. Cersei conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo a Spartano. Spartani. Una parola che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalla morte. Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Quanta cattiveria. Ma domani in compenso del buon giochi, sì. Non potrà scordare! Gli è perdonato molto, non tutto, ma molto sì. E poi basterebbe poco, basta fare una cosa del genere che li scarichi. Io giuro, pagherei pure 10 euro per c'è la traduzione italiana per un gioco, non me ne frega. Se mi vanno a fare il Final Fantasy 15 la scarico subito. Anche 20 euro, anche 30 euro. Azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Avviare lo standard per i giocatori che hanno familiarità con le meccaniche dei giochi di ruolo. Per mantenersi efficienti nel corso del gioco è importante scegliere e potenziare con cura abilità e attrezzature. In effetti potrebbe semplicemente rendere disponibile una patch senza che ti fanno uscire pazzo. Sì, pure a pagamento, ma sti cavoli, basta che la metti in italiano da qualsiasi gioco. Quelli che amano le sfide sono esperti nelle meccaniche dei giochi di ruolo. Per mantenersi efficaci nel corso del gioco è fondamentale ottimizzare le scelte. No, mi sa che è un gioco normale. Sì, a me mi piacciono le sfide, però fino a una certa. Essendo la prima volta che ci gioco, andiamo sul normal. Che dici tu, Xander? Vuoi vedermi bestemmiare perché il gioco non funziona? O bestemmiare perché il gioco non funziona è più difficile?
Ti piace soffrire? E così sia. Solo i veri campioni possono farcela. Puoi cambiare il livello di difficoltà in qualsiasi momento del menu. Prima ti danno nozioni sul. Guarda, dovresti aumentare un po' le abilità bene, ottimizzarle per andare. No, qua ti dicono. Guarda, se non ce la fai, cambia livello. Lo puoi fare. A me piace tanto godermi la storia, ma neanche però godermi la storia a livello facile e poi dopo te. Normale, normale. Andiamo sul normale. Facciamo un passo alla volta. Giusto, con calma. Se vuoi sapere qualcosa di quello che è successo, sempre regolare le impostazioni al mondo. Questa parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'anima. Un'esperienza di gioco più tradizionale, indicatori sempre presenti a schermo e obiettivi delle missioni segnalati automaticamente. Un nuovo modo di vivere l'avventura, il giocatore deve scoprire da solo i suoi obiettivi e le sue missioni, e così che si dovrebbe giocare un Assassin's Creed. Ok, modalità assistita, giusto? Modalità assistita. Perché dovresti impelagare in stronzate del genere, perché così. Ok. Giustamente, noi vogliamo andare la modalità esplosiva nei capitoli precedenti e così deve essere. Che è tutta questa innovazione. Che problemi. Cambierà fra femmina o maschio? Scegliamo femmina? Tanto per, dato che lei, la protagonista, è femmina. Facciamo la pupilla. Dalla pupilla. No, basta. Cursore, non mi piace. Ora va di modo l'open world. Non so, perché non so se cambia qualcosa in base alla forza, in base alle cose che si possono fare. Non te lo spiego, non è che dici, vabbè, dici, guarda, se fai questo avrai più X cosa, meno quest'altro. Vabbè, senti, andiamo con Cassandra. Mi sta più simpatica. Ho selezionato. Ah, devo tenere pronto. Lei ci aiuterà a trovare quello che cerchiamo. Ne sono certa. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. 431 avanti Cristo, arriviamo. L'inizio della guerra del Girl mondo. power. Buona fortuna. Com'era? Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Abstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Lo potevi leggere tu prima di partire però, scusa. Agire i nemici scattando quando. Oh, mi sono mozzicata la lingua. Allora, il sistema di combattimento, se solo capissi come separa, sarebbe bellissimo.
Poi a me l'open world piace, non mi piace il modo di narrazione di un open world. Il parchetto, ti è? Cioè, nel senso che per me un gioco con storia non può essere open world fino a che non è finita la storia. Mi fai tutta la storia normale, poi quando ho finito la parte della storia posso visitare quella zona open world come vuoi visitare qualsiasi anfratto, ma prima no. Minchia quanto è brutto però. No, se, non so se deve parlare quindi non dico niente. Non vedi quanto è tradito. Oh, ho capito come si para. Ciclope vuole darmi una lezione, diteli di venire di persona. Non si scherza con il ciclope! Questo fatto che si para con L1 R1 quando già attacchi con L1 R1. Ah, la cosa che intendo è questa. Un problema che aveva Final Fantasy XV, e questo è un vero problema, non quelle stronzate che dicono gli altri, è che se tu puta caso ti facevi un giro. Aspetta. No, fai tutte le grazie al mondo. Che ti è successo? Niente, Febe. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope? Non ha ancora imparato la lezione. Pare di no. Prego, accomodati pure. Hai fame anche tu, Icaro? Prombolatile Icaro. Ancora questa storia lo chiederò a Zeus per te. Diciamo che una risposta fatta bene da una persona del genere, una bambina, è ancora questa storia. Comunque, prima di rispondere, ti rispondo alla domanda che mi hai fatto. In pratica, che succede? L'unico problema che aveva e che ho riscontrato in tanti altri open world è che adesso ti parlo del 15. Che cosa succedeva se tu andavi in un determinato posto perché ti mettivi a visitare tutta la mappa, trovavi dei posti che erano scriptati per essere visti solo in un determinato momento, cioè quando finita una storia andavi con X personaggi da quella parte, che succedeva? Tu potevi andarci pure prima. E a me è successo che passavo in una parte dove ci sarei dovuto andare dopo, c'ero già passato, almeno dovevo andarci dopo, ci sono passato, mi sono fermato, ho fatto quello che si doveva fare lì. Poi quando ci sono dovuto andare per passarci proprio per la storia principale, mi hanno detto di fermarmi, io non mi sono fermato.
E mi sono perso dei pezzi di storia, delle situazioni particolari, per questo motivo che io ho riscoperto vedendomi dei gameplay di altri giocatori. E ho rosicato tantissimo, e questa è la cosa dell'open world che ci sta in molti altri giochi pure così. E lo so, ma non so perché non la intendono così se ci fai caso. In quasi tutti gli open world finisci la trama e così il gioco. Per esempio, Fallout finisce con la morte del tuo personaggio e non hai la possibilità di girare dopo che lo finisci. Infatti io ho fatto tutte le missioni secondarie stando attento a non andare nel luogo dove si svolgeva l'ultima missione della trama. Guarda, su questo Final Fantasy XV, almeno i Final Fantasy sono buoni per quel motivo, perché c'è sempre un piccolo salvataggio prima della fine del gioco in cui ti riporta il gioco stesso quando l'hai finito, e quindi tu da lì puoi tornare indietro e andare a vedere cose che non erano sbloccate prima. Questo in tutti i Final Fantasy. Però io questa è l'unica cosa che odio degli open world, che tante volte, e tanta gente neanche se ne rende conto, perché non si rende conto nel leggere le cose, che quel dialogo non è abbastanza giusto per la situazione in cui si sta in quel momento, poi invece è giusto per la situazione dopo. Tante volte ti dicono una cosa come per dire: ah, tu qua già ci sei passato, quando invece tu non ci sei passato perché è la prima volta che ci passi, o viceversa, ti dicono: ah, è la prima volta che ti vedo qui quando tu già ci sei passato. Sono cose brutte. È quello che dico, che deve avere una trama a parte e poi dopo mi fai giocare l'open world. Allora ci sta. Ma che io mentre sto facendo la storia, se ha una storia, se mentre sto facendo la storia mi fai vedere, mi fai fare altre cose, no, non mi sta bene. E questo tutti gli open world sbagliano, eh? Tutti. Allora, andiamo a rispondere a lei. Facciamo la parte di quella del: oh, ancora sta storia, te l'ho detto. Non è vero che me l'ha dato Zeus, questa è la risposta che gli dà. Aquila. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ci sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa. Nel Vigneto. Che hai detto? Vigneto. È incredibile. È sulla strada per Sunny. Dice che il vino lo renderà ricco. Che poi potevano fare benissimo come hanno fatto per GTA Sant'Andreas, che finisce il gioco e poi dopo titoli di coda, se vuoi puoi cazzeggiare. Appunto, come ti ripeto, come fanno il Fantasy, fai la stessa cosa. Da quando Marco sta a un vigneto? Dove si trova la nuova meravigliosa tenuta di Marco? Sai la statua di Zeus sul monte Enos? Appena più a sud. Suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Fede. Se vagano. Avverto Marco del tuo arrivo. Questi ne erano morti. La mia testa. Li ho squarciati fino a poco fa. Scelte. Le scelte che farai avranno un impatto più o meno visibile. Valuta attentamente le tue opzioni, poiché alcune scelte influenzano la trama e sono permanenti. Odio più totale. Fuori di qui. Andrò da Marco appena sarò qui. La missione I segreti della Grecia è stata aggiunta. Potrebbe non essere immediatamente disponibile a seconda dei tuoi progressi. La missione I segreti della Grecia è stata aggiunta.
Originò. Non ho una mappa. Dove arrampicarmi? Sono nel vuoto. No, per me che se mi arrampico. Amo, dice tanto per. Un dono di Marco alle piccole Ma messe. che cosa? Chissà come sarebbe affrontare gli scagnozzi del ciclope con E se te. vola? Niente. Un po' male a girare così, però Febbre ha dormito di nuovo. Poverino, non ha un posto da chiamare casa. Indossiamola. io lo adoro invece, finalmente delle scelte che influenzano la trama. Cioè, a me non piacciono perché, ok, io adesso lo lascio andare, se li ammazzavo che succedeva? Che facciamo fra 200 ore, 300 lo rigiochiamo per vedere? È quello che mi dà fastidio. Capì? Oh, io queste cose le amerei in un gioco di 40 ore. Che non fatto, insomma, mai giocato. Vado a mettermi. Cosa ho fatto? Fatta stronzata, aspetta, fermati. Ok. Cose a me piacciono. Le parti GDR, lista dell'incendio. Dici, beh, no, vabbè, ma mole si sta a portare coso, quindi si scoprirà fra una vita poi quello che abbiamo fatto. Perché? Cosa ho spinto? Fermati. Completo. Ah, posso fare più completi, mi piace sta storia. Mission, I am a woman, I'm a mission. Trova Marco e parla con. Marco e parla con lui. Marco ha acquistato una nuova vigna cerca nella a Cefalonia. Cercano nella zona meridionale del monte Enos. Così paro. Così meno. Meno più a fondo così. Insomma, io è una cosa che farei giusto per i film di YouTube. Per farla benissimo. Ah sì, quello potrebbe, eh. No, perché poi ti spiego, fra 200 ore penso che avrò anche altri giochi. Purtroppo giocandoci solo la sera, poche volte durante la giornata. C'è qualcos'altro da prendere in casa, se no si parte all'avventura. No, sapevo che non c'è una minimappa, però mi destabilizza, vabbè. Non so se poi dopo mi si aggiunge. Sì, quello sì, ti ripeto, l'unica cosa che è che tu calcola già mo,
A luglio uscirà Crash Team Racing, poi ci sarà un altro gioco per la Switch, Astral Chain, non mi ricordo meno. Poi è normale, non ci sono altri giochi, uno li riporta, io porto coso, da dove lo volevo giocare, e lei porta questo, non è quello il problema. C'è qualcosa qua. Una canna da pesca. Posso andare acqua? Oddio, posso andare acqua? Ma Medieval forse lei, a me non, ti dico la verità, non mi è mai interessato. Non avevo giochi, non mi ha mai detto niente, non mi piace il protagonista e poi ambientazione medievale, quindi niente. Non mi è mai proprio interessato. Lei invece gli piace, lo prenderemo e ce lo porterà lei. Quindi anche quello, me ne stavo già dimenticato io, infatti. Nella palude ci sono tre donne nude. Urca, che gambe, che puzza di... che è successo? Perché? Così. Cos'è quell'ombra nera che sta correndo verso di me? Ma che cazzo? Perché prima stava correndo come cammina tranquillamente? Non posso parlare? Ciao. Ma vorrei parlare? Ma che sta a fa? Che cosa? Proprio che è greco? Me è sempre piaciuto vederlo, ma giocarlo non tanto. No, a me proprio né vederlo. Io c'avevo un amico mio che ce l'aveva, ma io. Oh! Perché? Oh! Pure le mangi. Vabbè. Ma pure il cane devo ammazzare, purello. Ah, c'ho il tempismo. E vaffanculo, ma ho sbagliato il tempismo, vado a morire per forza. Mazzo tutti io. No, no, ho fatto. Ok. Fatality! Ma guardate come dicevo. Ma sai la ragazzina? Ma se dovevi ammazzare te? Ok. Come da sport, che significa? Quelli così soltanto ferro, no, trasportiamolo, vai, sono tutti qua dentro. Cuccio, ma solo qua dato li posso arrivare, aspetta, trasporta. Non so se così lo posso buttare proprio. No. Solo col quadrato e basta. L'altro c'avevo un amico che ci giocava, ma a me quando ci giocava era l'unica volta che non lo guardavo. Assassin non funziona come a The Witcher, per cui anche se incontri qualcuno per strada non è detto che puoi parlarci. Infatti il gioco ha già dei personaggi assegnati con cui puoi dialogare o da cui puoi avere armi. Ah, ok. Capra, che cosa ti prende, capra?
Trova l'enigma degli Ostraca. Mi hanno fatto volare con lui, perché? Pensa che nei capitoli precedenti c'era Leonardo da Vinci che proteggeva i potenziamenti, che progettava i potenziamenti alle. Ah, beh, proprio un colpo al cuore per tutti quelli che fanno delle queste cose. Che cazzo devo fare? Non ho capito. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Devo cercare lui. E come si rientra? Impicchiata! Non so come si rientra. Ok, cerchi. Ah, ci sta, non sono male queste cose, anzi. Senti, andiamo da coso. Io se ti dice la fine. Cefalonia. Io vorrei trovare questo cazzo di enigma, ma non lo posso trovare. L'ultimo giorno di nome lo conosco e sapevo che era per navi, però. Ripeto, questo è il primo in assoluto. Stanca, ho fatto correre. Cazzarola! Sai nulla sulle viti o su come si faccia il vino? Io imparo in fretta. Togli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Beh. Tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piacere.
tu abbia i soldi che mi devi? Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora, trovami. Certo, amica mia, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercato, sai. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che risponda ai soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano, Assami. Chi è il mercante? Durido, lo conosci, un bravo uomo. Mi smetti di... Perché sei così idiota? Smettila di dargli denaro. Mi ripaga sempre. Dopo che io lo minaccio. Esatto. Ci guadagno. Duride ha i suoi soldi, io guadagno sugli interessi e tu hai un lavoro. Cefalonia è meravigliosa, vero? No. Dove trovo Duride? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Cassano. Sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. Come vuoi che mi comporti? Non come con la storia dell'olio. Lì hai... Esagerato. Beh, ho recuperato i soldi. Già, e ora non lo rivedremo mai più. Non ricaverei nulla uccidendo tutti, Cassano. Beh. Vuoi minacciarli, intimidirli, spaccare qualcosa qua e là? Ruba il denaro se devi, ma non farmi perdere altri clienti, a meno che tu non abbia alternative, gli imprevisti capiscono sempre. Sarà meglio che abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Nostro? E quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano per andare a piedi. Ma... Consideralo come gli interessi, Marco. Tutti ci guadagnano. Certo, amica mia, certo. Scegli quello che preferisci. Ma cambio di idea. Questo com'è? Lo sciro. Hai un buon occhio per le bestie robuste. Si arrampica su per i monti come una capra. Quello in mezzo. Dimmi com'è. Ah, è una vera bellezza, amica mia. Viene dalla zona di Tessalonica. Un animale impavido. Qua. Mi piace quello a destra. Ah, il macedone, allevato per la battaglia. Il cavallo di un vero guerriero. Che scegliamo? La capra o il guerriero? Quello al centro non mi frega niente. Che dici, Xander? Ho fatto una scelta. Quale hai scelto? La 1, la 2, la 3. Infatti, mi hai letto nel pensiero, quella a sinistra. Quella a sinistra. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che delle bizzarrie. Voglio. No, cioè... Proviamo a sentire degli altri? Aspetta, do un'altra occhiata. Vorrei dare un'altra occhiata. Scegli bene. Quello a sinistra. Quello? Vorrei dare un'altra occhiata. Ok, quindi la posso riselezionare lo stesso. Vediamo quello... A destra? A destra. Quello? Vorrei dare un'altra occhiata. Scegli bene. Ma mi ripete la stessa cosa? Prendo quello in mezzo. Quello? Vorrei dare un'altra occhiata.
Ma fanculo. Fatto bene questo gioco. Ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Dimmi dove sono andati. Verso la spiaggia di Ctimene. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Doride, Cassandra. Su, andiamo. Andiamo. Periangolo per raggiungere l'obiettivo. Fermate! Non mi sbaglio. Missioni. Anche a me. Raggiungi il campamento dei banditi per salvare Phoebe. Allora. Ho letto grotta dei drogati. Aspetta, però dove cazzo devo andare nella mappa? Ok, devo andare qui, sto andando bene. Andiamo. Pure dove? Ma so Sammy. Aspetta, andiamo a salvare Piccerita. Non capisco dove devo andare però. Sono qui. Ok, devo andare sulla destra allora. Andiamo, andiamo. Che non è che vai una volta. Così meno. Bello. Sì, ma non c'è l'indicatore, almeno non vedo bene l'indicatore. Fermo. Fermo, fammi scendere. Ok. Aspettami qua. Come? Io stavo là sopra. Ma è che i nemici iniziano a indagare se ti sorprendono in una zona vietata. Basta e cerca per ridurre la visibilità nascondita dalla vegetazione. Questa erba alta mi aiuterà a nascondermi.
Puoi assassinare un nemico ignaro premendo triangolo, tuttavia se i tuoi danni assassino non sono sufficienti a ucciderlo, eseguirai solo un attacco furtivo e dovrai affrontarlo. Ok. E adesso si gioca ad Uncharted. Proprio ad Uncharted, perché fischi pure. Ma ha detto che sta a fischiare. Proprio romanaccio. Oh, piano di parole, eh? Linguaggio. Quanto sono stelto. Dove se devo raccogliere qualcosa da loro? No. Trasporta non me ne viene un cazzo. Aspetta, bambina. Stavolta se spingi destra. Proprio mannaia, ma mi sa, mi piace. Libera prigioniera. Non è la prima volta. Oddio, Marco proprio non direbbe. Quanto bianco, però se la chiama gli ha scritto. Non te rimpallare, ti prego. Sta caricando. Mi sa che era da giocare con l'uomo. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura sana. Attacca. Ah, adesso basta così, Nicola. Sono stata là. Si è fatta l'ora di mangiare, vedi? Stasera per cena mangeremo il piccolo Alexis. Quello. Proprio un gran banchetto. No, no, lui, prendi me, sono più buona. Sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro, o l'agnello si brucerà. Ecco, mettilo a letto. Sì, padre. Cassandra. Il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. A quei tempi, una donna. Ma che è queste parole di sottofondo?
mi sono ricordato una cosa, trasporta serve per nascondere i corpi. Se è come per gli altri capitoli, ci sono missioni che si svolgono in città in cui non ti devi far scoprire, altrimenti fallisce la missione. Per cui quando uccidi una guardia, per esempio, la puoi prendere e nascondere da qualche parte, così da non farti scoprire. Caere il caritomene, com'è? Ah, lo pugno di ferro. Un altro squilibrato. Proprio quello che ci voleva. Dovrò dargli una lezione. I cacciatori di taglie, come Taro, sono mercenari, ostili che ti daranno la caccia finché avrai una taglia sulla testa. Solitamente puoi pagare per far rimuovere una taglia, ma il ciclope non la toglierà per alcun motivo. Ok. Ah, quello che dici tu, io l'ho vissuto in Uncharted, ma più che per fallire la missione. Che cazzo? Nel menu mercenari puoi vedere il tuo rango e le ricompense per tutti i ranghi, oltre allo stato, i punti di forza e quelli deboli di tutti i mercenari, i cacciatori di taglie conosciuti. Dal momento che il livello di Talo è molto elevato, ti conviene evitarlo finché non salirai di livello e sarai abbastanza forte per affrontarlo. Più che altro fino a che non mi dici come posso curare. Inventario, ho preso qualcosa per il cavallo. Ce l'ho. Quindi vabbè. Aspetta, vedo una cosa. Allora, missioni. Recupera il denaro, distruggere la merce di Tura, lo convincerà a pagare i tuoi debiti, anche uccidere Tura è un'opzione valida. Purello, no, non lo uccide. Cercheremo di non ucciderlo. Che cazzo è successo? Aspetta. Niente. Allora, ability. Ottenendo abbastanza XP sali di livello e guadagni un punto abilità da spendere per acquisire un'abilità. Nuove abilità vengono progressivamente sbloccate e potranno essere potenziate. Allora, io adesso sto qui. Qua non c'è niente. Un'abilità base che ho, la posso mettere. Vabbè, ancora siamo all'inizio. Madonna. Da dove viene il cavallo? Ah, dici? Forse non me ne sono reso conto perché è abituato che quando clicchi queste. No, non mi fa niente. Mi ha chiamato Fabio, ma non so dove sta.
Eccolo. Andiamo, forza. Andiamo. Se la tieni premuto X per farlo procedere al 2020, ok. Andiamo. Non ho ancora capito come è servito bene, però. Andiamo. Fare l'antica breccia. Ma stai qui tu. Siamo attraverso il bue. Come ruba? Le persone reagiscono se ti sorprendono mentre rubi e questo farà incrementare la tua taglia. Chiuso di cefalonia, livello 2, richiesto 2. Cassandra sapeva che per quanto misero il lavoro è sempre lavoro. Ilo, un armaiolo dice, ho bisogno di pelli di lupo per le coperte di quella. Qual è la bottega però? Eccola là. E salto! E salto! Aspetta che c'è un fabbro. Parla. Cosa posso offrirti? C'è una patente per il cavallo, mi sa. Compra. Se livello 2 richiesto però. Ah, però non la posso proprio comprare finché non arrivo a livello 2, ok. Vendiamo. Vabbè, no. Iniziamo così per il momento. Che piacere vederti. Dovevo immaginare fossi tu a cercare le pelli, no? E io dovevo immaginare che me le avresti portate tu. Cassandra è sempre sul pezzo. Non dirlo a Marco, poi lo farai ingelosire. Pubblico degli annunci per dare una possibilità a tutti. Ma tu sei così efficiente. Stavolta che servono? Gli ateniesi vogliono armature per la terra. Che vuol dire protezione per loro? Dracme per me. È il momento di andare a caccia. Ciao, Durigan. Come vanno gli affari? Senti, di a Marco che se non ha i suoi soldi deve venire di persona. Ma ora qui ci sono io. Senti, ero in ritardo con il pagamento e ora Marco vuole il doppio per via degli interessi. Non mi rimarrà nulla. Dovevi pensarci quando hai preso in prestito le dracme. Ma la mia famiglia... Facca... Sono di malumore e tu pagherai. Io non ho più la scelta della schiena. L'unica domanda è: cosa distruggo prima? Te? O la tua merce? Di a Marco che ho già pagato abbastanza. Non mi piegherò a una mercenaria. O a qualcuno così stupido da chiedere un prestito al ciclope. Al ciclope? È così che ha comprato il vigneto. Senti, lo so che saresti morta senza Marco che ti ha strappata dalle strade quando eri una bambina, ma si sta comportando come un folle.
Ma non mi piace. Comunque, gli devi lo stesso delle dracme. E beh. Aspetta che il ciclope metta le mani su di voi e sarete morti. Ok, incomincio. Te l'ho detto, ho già pagato Marco abbastanza. Ehi, smettila, la mia roba. Va bene, ti parlo, smettila. Va bene, il denaro è tuo, ora vattene. Oh. È bello fare affari con te, Duriden. Dimentica il mio nome. Non voglio che il ciclope venga a cercare me per il debito che non riuscirete a saldare. Perché mi ha fatto andare qua? Non c'è nessun punto abilità. Vabbè, forse perché me l'avevo fermato qua. La missione, tutte le missioni. Trova Taro sulla mappa e intimidazione mafiosa, sì, proprio quella. Allora, otteniamo delle pelle di lupo per piccolino. Scusa. Dove posso trovare i lupi però? Mica me lo dite sulla mappa. Oh, me lo posso avviare. Oh. Lui sta qui. Talo. E lì sta bene. Quello l'avevo scoperto, qui abbiamo un'altra missione. Ok, beh, proviamo a dirigerci qua per vedere i lupi, torniamo indietro. Oddio, è comparso così quello. Aiuto. Cassandra, che piacere vederti. Dove sta il civile? Qualcuno dall'oltretomba mi ha parlato. Salta. Ciao. Ma che è? So che l'altezza era quella, però non era per quello. Mi sa che sto andando una parte sbagliata della mappa. Che cazzo sta succedendo? Anche se devo ammettere che io avrei tentato di mutilargli un braccio. No, perché poi l'ammazzavo, sì, prendevamo i soldi, ma poi ci facevamo una brutta reputazione. Quindi meglio di no, meglio di no. Adesso. Lì. Ok, ferro è buono. C'è qui una statua. Madonna, sembra una persona vera, mi sono preso un colpo di quanto è grande. Tu non mi dovrebbe vedere nessuno, ma evitiamo per il momento che siamo ancora agli inizi. Stiamo andando per di qua. Bene. Ma qua c'è il vigneto di Marco. Aspettiamo. Io prima risolvere la situazione dei lupi.
Ti parchi come parcheggiano. Non so che è questa. Ogni strada mi porta a Marco, quindi niente, andiamo da Marco, poi semmai le belle le prendiamo dopo. Tu qua, ecco qui. Legnose. Ah no, devo andare al tempio di Sami per parlare con Marco, fanculo a me. Sono tornato indietro. Quelle poche volte che facevo il coglione e rubavo mi beccavano le guardie e non puoi immaginare che bordato c'è da immagine. Però quello lo facciamo più avanti perché al momento non sono ancora molto pratico. Eccoli. Lupus in fabulas. Una pelle. Ma io come faccio a riprendermi la vita? Scusa, no, non volevo. Con l'altro lupo. Siamo qui. Guarda se muoio per un lupo, eh. Ok, la vita mi si ricarica, ma lui mi dava un boato. Sentite loro che parlano in greco, penso. Fa strano. Madonna. Se la vita si ricarica da sola, ti può essere utile anche mentre sei in combattimento. Ah, buonissimo. Queste sono le cose che uno vuole sentire. Cos'è che scivolavo? Tutto scivolato. Aperto che c'è il danno da caduta. Momentaneamente. Mi sono già spoilerato che si leva. No, ho sbagliato. Se non ti bronci, stanno caricamenti a sto gioco, eh. Niente. Scusa cagno, su cosa stai pisciando? No, mi sono addosso, affanculo. Vabbè.
Basta che eviti gli attacchi per un poco e inoltre occhio a come ti butti, che rischi di morire molto male. Sì, infatti ho notato. Ability. Adesso c'ho i punti abilità. Richiede livello 20, ok. Questo è con l'arco. Questo è un guerriero. Oh, Madonna! Meglio apprendere prima il fatto dell'assassino, però, mi sa. Spettacolo. Voglio fare prima quello dell'assassino perché ci capiterà, penso, fin dall'inizio di dover fare gli assassini. Quindi, anche l'altra missione è completata. Fammi vedere un attimo la missione che c'è da fare. Minchia quanto lento sono, ma vabbè, normale, è l'inizio del gioco. Ok, una le recupero crediti, quindi non a parlare con. Manca a me. Possiamo ancora trovare il denaro, vero? Ce la faremo sicuramente. Io lo metterei nei guai, dicendo che è impossibile. Che dici tu? Io metterei nei guai, così si impara a farsi affari di merda. Appunto. Anche a me. Come sta pure a ricattà? Col fatto che mi ha salvato da piccola. Non chiedo quanto vive sto aquilotto. Minchia, sta ragazzina. Che sfiga. È proprio il gioco che è sfigato di sé, non ero io.
ti devo dire. Non si vedono tutti i giorni pesci del genere, eh? Oh. Hai fame? Che ne dici di un accordo? Io faccio qualcosa per te. E tu fai qualcosa per me. Così tutti ci guadagniamo. Un bastardo. Si chiama pedofilia, anche in quei periodi. Bel dono. Non saresti nulla senza mamma. Guarda dove siamo arrivati. Eri un'orfana di strada, ora sei una mistios con una dimora. E il ciclope ci porterà via tutto. Non posso proteggerti per sempre da lui, ucciderà anche me. Oh, non devi temere. Guardati. Come posso resistergli? Con che armi? Una lancia arrugginita? Un arco spezzato? Eccoti. Nasconderti in un tempio non ti salverà da me, Marco. Drusilla. Ma tutti ce l'ha quest'altro. Ah, sì? Mi serve quel legname, Marco. I nuovi archi saranno famosi in tutta l'isola. Ma non posso fare niente con quel malata dei banditi che bloccano le consegne. Certamente. Beh, stavo proprio spiegando i dettagli alla mia amica Cassandra. Ha già un piano per occuparsi dei banditi. Dai, dai, gli roviniamo i piani, non ho alcun piano. Vai, metto non ho alcun piano, tanto sono sicuro che tu... Ma infatti... Bastardo. Almeno a me te siamo noi. Prima ripara il mio arco rotto. Di solito pago a lavoro ultimato, ma qui le cose vanno a rilento. Seguimi. Oh, tu corri. Signorina, vai piano. La guerra si avvicina. Va piano. Che quanto correva la vecchietta. Oh. Dammi qua. Ecco qua, come nuovo. È un arco forte come Eracle in persona. Provalo. Spero che... Colpisci quei manichini con le tue frecce. Lo so, è... Cosa brutta che ce le facci puntate, vabbè. Recupero crediti. Call center inbound, recupero crediti. Anzi, outbound. Azioni multiple accettate. Adesso. Che palle. Da abituare a questo metodo di vedere le missioni. Marco aveva promesso la fabbrica. Questa invece è quella di fare Marco a organizzare l'ennesimo piano per arricchirsi e rubare al ciclope. C'è la Cassandra che sottraendo il suo occhio ad ossia del loro problema. No, dobbiamo fare questo qua. Dov'è? Però io non riesco a capire dove è. Io l'ho presa la missione.
Questa è un'altra. Se non riesco a capire dove devo andare per la missione di Cassandra. Io la missione l'ho presa. Vediamo se mi si è tolto qualcosa sulla mappa così. Ah, devo riparlare con Drusilla, ok. No, no, mi dice di riparlare con Drusilla. Quel che è giusto è giusto. Ora andrai a prendere il mio legname? Quei bastardi meritano una lezione. Prima era il bandito. Quel che è giusto è giusto. Avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco, che sia tu a salvarlo. Che cosa è successo a quello? Qualche idea su dove siano i banditi? No, ma ricordato, non so se tu li segui Xander, quei due sul server. C'è stato un periodo in cui avevano fatto dei video dove Sinergo diceva sempre: io non, su nome Sky, che lui diceva: io non sono queste X cose, io guido navicelle. Ma ha ricordato. Oddio. Infatti. Sto lavorando a un nuovo tipo di arco, più flessibile, più resistente e dalla gittata più lunga. Mi serve un tipo di legno particolare che cresce sulle montagne. Però dei bambini, vedi di farlo e in fretta. Mette. Calma, ecco. Ho fatto qualcosa per te, ora tu fai qualcosa per me. Recupera il mio legname. Allora, una volta li seguivo, ora tanto che non li vedo. Vabbè, era tipo 1-2 anni fa quando uscì il nome Sky. Non so se l'avevi visto. Se lo ho scoperto. Non mi dice, ecco. Cazzo, sto per andare vicino a coso però qua. Se ti ricapita, vedetelo, quando parlare di nome Skype c'era sempre: ma io non faccio il meccanico, io guido navicelle. Però vabbè, me l'ha ricordato. Aspetta, perché prima mi dava il segnalino, ma non me lo dà più però. Avanti, eccolo. Ok. Andiamo su per le montagne. Senti la Witch? È andato verso l'est. Qua. Svuotato e abbandonato. Il modo non può essersi rifatto molto con tale carico.
cosa che anzi, ma è carina perché giustamente ti dimostra che questa si sta muove, che non è immortale come te, ma un po' ti ansia. No, ma più avanti può essere che avrei quelli di... No, più avanti può essere che avrei quelli di assassino. Oddio, aspetta, non sto ricollegando a cosa ho detto prima, ma stavo cercando di capire dove devo... Ah, i sensi, ok. Il carico è stato depredato dai banditi. Non possono essere più lontani di 250 metri dal punto dell'imboscata. Un grosso gruppo si è diretto verso la parte ovest del deposito di legname. Sì, Madonna Santa. Cazzo è successo? Appena qua e qua, già visto. Che cazzo? Pure a cavallo temeno. Quello del cavallo te l'accolgo. Ma non vedo, non so se tu ci hai fatto caso, Xander, ma quando ammazzo... Ma come cazzo? Ma come cazzo stava messa? C'è il capo dei banditi. Ok. Vediamo un attimo. Come è fatta la zona qua? La lista non dice spoiler. I nemici ti attaccano se ti individuano in una zona vietata. Sì, già me l'avevi spiegato. Ma io li posso segnalare i cosi? Per esempio ce n'è uno qui. Vedete che non posso... Lo stazionario. Ok, sì, li posso segnare, bellissimo. No, lui devo fare. Vabbè, vado da lui. C'è un colpo, ho sentito muori, di non so se c'era con me. Se quando ammazzo per esempio i lupi mi dà l'esperienza o no?
non è vero. Qualcuno si prende il gioco di me. Hanno spinto assassini. Ho spinto triangolo però. Ma io ho spinto triangolo, vaffanculo. Sul cavallo! Sono in due qua, cazzo. Infatti stavo chiamando Fobbe. Ah, saltando dall'alto, sì, dovrei averlo fatto proprio adesso. Buono. Ah, si sente chiamato, ma non sono abbastanza vicino per farmi chiamare abbastanza, perché non so se lo posso ammazzare con l'arco, se... Davvero? Ah, era lui il capo? Beh, c'era la cosa dorata. Da una parte. Ok, ho rischiato perché c'erano troppi corpi a fianco.
Inventory. L'arco? Vabbè, ne avevo. Adesso. Non so se posso sparare con l'arco. No, aspettiamo. Non si fiderà della mia parola. Tanto saccheggiamo qua, che mi sta sempre bene. Ho solo 3 dracme, sono messi male, eh. Una di rupo mi potrà servire per fare qualche arma? Dracme. Un po' a me, un po' a te. Un dracme. Sto cercando più oggetti possibili, almeno abbiamo soldi e abbiamo tutto. Giustamente invece di raccogliere totali. Ah, raccogli così. Ok, un pezzo di legname da qua. Non te vado a andare lì, eh? Se non si era ammazzato potevo trovare la pelle qua così. Ok, pure un bel guanto abbiamo trovato, bello bello. I'm a woman, I'm a mission, wow. Ok, ci cominciamo a vestire piano piano. Ok, dovrei aver preso tutto. Con quello non ci possiamo parlare. Tu resterai qui, tanto per. Vabbè, tu resta qua così. Qua mi mancava. Come trasporta? Oh, andiamo. Preso il bottino di guerra. L'unica cosa che non mi piace è che non c'è una mappa all'angolo. Pure a me, ti giuro, mi manca troppo. Non so se poi più avanti mi verrà, perché alcuni giochi ce l'hanno e te lo mettono più avanti. Però momentaneamente manca. Te la tiro, sa? Ma non è vero, non ti ho tirato. Oh, che ho fatto? Mamma mia, spezza da due. Mo, ha fatto rompere pure la cosa, i mortacci. Ma come di niente. Un po' di merda. Eccoli qua. Al galoppo, fuori al cavallo del West. A meno che non è una cosa che cambi nelle impostazioni. Andiamo. Cos'è? Vediamole, tanto ormai questa live
mappa. Andiamo a vedere l'impostazione mappa. Dopo la leggenda, immunità R2, tutte le foto R2, indietro, salvataggio rapido, ok, no. Qui non c'è. Andiamo in negozio, no, in negozio non credo che ci... Poi interagente, pacchetti, attrezzatura, nave, salvatempo, salvatempo. Guarda, da noi, vabbè, no, no. Credite Helix, in possesso, no. E sinistra, menu principale, sarà opzioni. Contribuisce a migliorare la gamma di colori, non me ne frega niente perché il gioco lo schermo c'è. Difficoltà, esperienza, modalità gioco, esperienza assistita. Predefinito, leggera, modalità foto e sangue sì. Interfaccia, è tutto sì. Indicatore ossigeno. Stazione. Comandi, serializza comandi, schema di comandi, base, asse XY, vibrazione, non vedo niente. Che c'è, me la piglio da quel posto. Ti ripeto, a meno che poi più avanti non me lo dice qualche proprio il gioco, mi sa di no. Che bello a cavallo. Più avanti come dici tu, o almeno spero, perché la busta non è il massimo per orientarsi. Sei sicura di lavorare per Marco? Non ha mai mantenuto una promessa prima d'ora. Incredibile. Lavoro per lui, ma non ci assomigliamo per niente. Io mantengo le promesse. Allora tieni la tua parte, non dare nulla a Marco. Buono. Che hai fatto? E c'ha paura, scappa indietro. Ok, livello 3. E si apprende un'altra abilità, dai, eh. Si ricorda molto... Quando viene ve lo dico. Molto coso. Madonna, non mi viene il nome. God of War, fatta l'abilità così. Sto con l'arco. Assegna questa abilità per usarla. Scocca tre frecce contemporaneamente, ognuna delle quali infligge una quantità del danno cacciatore pari al 100%. Ammazza, morti tutte e due. Tieni premuto le due per mirare istantaneamente verso un bersaglio. Quando i nemici ti individuano, il tempo rallenta fino a massimo 5 secondi. Le frecce agganciano il busto dei bersagli e infliggono una quantità di danno cacciatore pari a 150. Oh, madonna. E... Ah, okay.
Ingrandisci la visuale per scoccare una freccia che infligge una quantità di danno cacciatore pari a 430% e che viaggia più lontano di 25%. Tieni premuto R2 per controllare la freccia in volo anziché caricarla. L'ho visto giocare, lo vorrei provare. Provalo. Uno dei migliori giochi a cui ho giocato. Graficamente bellissimo, combattimenti stupendi, è vero. Dopo un po' può diventare ripetitivo una certa, ma il fatto di poter mischiare le varie abilità di combattimento, perché tu puoi usare una mossa dell'ascia che c'ha in un modo o la puoi usare in un'altra, quindi mischiandole cambia tanto il gameplay. È veramente bello. Non vedo l'ora che esce il prossimo. Allora, io direi che per il momento una cosa che mi potrebbe servire prima scorsa da lontano è questa. Ok, assegna abilità, scegli dove assegnarlo, ok. Cerchio. Alle doppio cerchio, va bene. Come trama sì, come trama diciamo che è veramente fatta bene, non ha colpi di scena almeno secondo me eclatanti, ma ti mantiene sul ok, adesso che devo fare, racconta molte cose carine e non ti faccio spoiler, ma ogni volta che sarai su una barca senti tutto quello che devono dire, anche se ti devi fermare, senti tutto, che ti raccontano storie inventate perché non sono vere e proprie, perché hanno rivisto le leggende norrene, però sono molto belle. E la trama principale effettivamente è particolare, però ti ripeto, a me è piaciuto. Che è sto simbolo qua? I am a woman, I'm a mission. Vabbè, devo andare da qui. Ok. Marca di là. Ah, ma io sono più del livello 2, andiamo a vedere le armi, cazzo, se riusciremo ad andarcene senza finire in una rissa. Ti voglio prendere in giro, questo posto non cambia mai. sì, ma c'è uno dei primi combattimenti che dico, non so come l'hanno creato, veramente bello. Non ti voglio spoilerare niente, quindi non so se tu già l'hai visto, cose varie. Sì, mia potenza. Mi sa DPS 32. Ah, però non ho abbastanza cosa per potenziarlo, ok. Compra. DPS. Perché c'ho un mercenario davanti? Ok, allora non ti dico niente. Non ti posso dire niente, ti spoilerò una cosa che se ci vuoi giocare merita. DPS 23 questo invece. L'arco. Costa 220, oh. Siamo matti. Però un'armatura. Tanto mi piacerebbe più trovarle. Posso comprare un nuovo cavallo?
Però un'armatura può sempre far comodo. La compriamo. Io mi comprerei pure un'arma. Non mi piace tanto l'ascia. Quindi quella che compro lui non ce l'ha più. Ok. Comunque se poi fatelo prestare. Tanto la Play 4 mi ha detto che ce l'hai giù. Ah no, è venuto, mi ha detto che non c'avevi la Play 4, cazzo. Fate prestare la Play 4 però. Cioè scherzi, io me l'ho fatto prestare la Play 2, mi sembra un amico mio una volta. Vuoi mettere un po' più di resistenza? E mo pure l'arma. Ah, ritorniamo sul pugnale, che lo preferivo per il momento. Poi vediamo se ci avrò qualcosa di meglio. Vendiamogli. Cosa posso mostrarti? Voglio vendere. No, è tra i miei prossimi acquisti, ok. Quanto ci vorresti spendere per la Play 4? Almeno se dovesse capitarmi di vedere un'offerta online mentre giro, te lo passo subito. Sente, se non so quanto lo avevi fatto tu, quanto lo avevi comprato tu, è normale che per me 200 per la Pro è tanto, potrebbe essere anche poco perché è da poco uscita. Ma l'incisione che fa? Vabbè, potenti. Danno critico. Ah. Questo lo posso fare, l'unico che posso fare. Pure l'arco posso fare, diventa 28 DPS effettivamente. Ah, non lo posso fare invece l'arco. L'unico che posso fare è il bracciale. Ma sì, dai. Grazie per l'interesse. Ma che? Che suoni? No, c'è una missione qui, facciamo le missioni che almeno... E chi c'è qua? Un'armatura nuova? Stavate parlando di me? La tua preghiera è stata esaudita proprio da Spavaldo. Guarda, io vorrei spendere massimo 200 euro, però ho visto anche che con 300 euro la prendo con un tera di memoria, per cui non saprei. Tu che consigli? Allora, il fatto del tera di memoria ci devi proprio... Se te la vuoi fare, fatelo col tera di memoria. O meglio, potrebbe andare bene anche con 500 GB, ma io che gioco a pochi giochi, dopo un po' ero arrivato un attimo in crisi, perché poi ogni gioco fa gli aggiornamenti della Play e tutto quanto, e rimane in casino. Appena ho potuto, che ho trovato quell'offertone a culo, me l'ho fatto una tantera e sto da Dio. Ho scaricato questo e altri giochi e ancora c'ho spazio. E potrei cancellarne altri, ma li tengo tanto per. Giustamente, se sai che dovrai giocare solo a due o tre giochi e finiti gli scali, li levi e basta, puoi pure fermarti sui 500 GB. Però io pure pensavo di essere così, che vabbè, due o tre giochi e basta, poi gli altri non ce li gioco. Ma molti giochi sono aggiornamenti su aggiornamenti. Per il costo 300 pure secondo me è alto, però non so se lo trovi a di meno. Però se vuoi una ricerca te la faccio. Tanto per, poi se trovo. Io dico proprio da Spavaldo. La tua preghiera è stata. Ma non è quello che ho risposto. Cerco qualcuno degno di vincere la lancia di Cefalo. Eh sì. Ho decifrato alcune delle iscrizioni del santuario. Dicono che la lancia è stata nascosta nelle grotte sotto.
il tempio è stato costruito. Puoi recuperarlo per me, vero? Ti ricompenserò. La troverò. Se la lancia è nelle grotte, la troverò. Beh, forse è stato proprio il Cefalo a mandarti. Cos'è la lancia di Cefalo? Cassandra, di certo avrei sentito questa storia da piccola. Non avevo molto tempo per le storie. In effetti forse non è così. Ma sai che Cefalo ha fondato Cefalonia e ha dato vita alla stirpe di Esse. La sua lancia era un dono degli dèi. Se mai il bersaglio. L'avrà nascosta nelle grotte dopo averla usata per uccidere sua moglie. Bella. Una lancia infallibile verso sua moglie. Era a caccia e ha sentito un rumore tra i cespugli. Purello. Che storia triste. Sembra pericolosa. Beh, solo se la lanci contro qualcuno. Giusto. A cosa ti serve la lancia? Ti serve una lancia. Vuoi darti alla vita militare, vero? Certo che no. Ma pensa a quante persone verrebbero al santuario se avessimo la lancia di Cefalo. Con le loro donazioni potrei fare un sacco di cose. Riparare il santuario, sfamare i bisognosi di sangue. Allora, dov'è la lancia? A quanto pare è nascosta nelle grotte sotto Cefalonia. C'è un ingresso a nord di qui. Forse puoi cominciare a cercare da lì. Non è molto su quella parola. Hai poca fede negli dèi. Se c'è negli dèi. Ci va di dèi. Ma per gli dèi? Vedo un attimo però, vediamo che a che livello è la missione. Livello 3, non la posso fare. Chi è il bersaglio vicino che mai? Dai. Insomma, era vicino al coso, il cacciatore. Tuffati che morbido! Mi sto tutta putenda però. Lago senza fondo, vado a farti tutti sull'isola sono convinti che non esista abisso più profondo di questo, ma c'è un lago nella costa di Coreda che si dice non abbia fondo, e ti immaginerai tanto in profondità quando la donna di marmo mi troverai. Ok. Ah, quello l'ho visto fare a Karim, a Musa, a Yotobi.
mentre la grotta è da lì. Altro effetto. E luce. Meduse. Un po' di luce, ok, illumina il percorso. Ah, ok. Magia. Ma mi dà fastidio, è rosso, capisco così. Ok, devo ferro, torno di nuovo ferro. Ah, dagli altri lo stanno a cercare. Detto quello guarda. Quindi non devo tenere più modo, ma devo solo premere una volta. Ok. Mi ho rubato la connessione di cella. Quindi ce la mettiamo. Sì. Polizia l'avevo trovato. No, a livello 4, fanculo. La lancia. Quelli stanno là a girarci così a buffo intorno, scusami un attimo. Beh, fino a quella della missione. Madonna. Ma la lancia la posso equipaggiare? No, ma c'ho l'arco nuovo. C'ho l'arco nuovo. Anfetti che fico. Ah, quella è la cosa. E la lancia diceva, ok. Ma lei che facevano solo la guardia. Ah, dici perché. No, ma sembra essere una rovista qualcosa, sei visto, eh? La luce. Torna in superficie. Dai. Tutto così sto gioco. Un po' di musichetta. Salta se non è proprio una cosa. Sì, l'ho detto prima. Se
Siete tutte le putenda. Le mutande. Ma pure quando salta o cammina e si inquadra da sotto. No, no, portatela. Perché non l'ho trovata, c'è la bilancia? Dai, ho accettato per essere buono, quindi ora è tua. Però non capisco perché c'è la bilancia. Perché devo dire che non l'ho trovata? Che scopo avrebbe? A me non serve, non è che dice nella lancia che posso essere forte. Dici, eh? Però no, a me mi viene più da dargliela. Mi vado. Ora è tua. Comunque è preciso sotto la cosa. Sì, no, quello lo spiegavo all'inizio, però in questa situazione, infatti io pure, in questa situazione è inutile, l'hai fatta missione per lei. Considera la mia donazione. Cosa? Niente ricompensa. Oh, Cassandra, sono in debito con te. Se il mio tempio potrà mai aiutare te, o altro, torna a trovarmi. Non lo dimentica. Ho voce degli amici che potrà essere utile in futuro. Tanto a me esperienza mi serve, non mi frega niente se mi date gli oggetti. Sai a livello 4, vaffanculo. Adesso c'erano altre missioni a queste parti? Io non ho due mappe, no, devo vedere mappa allora normale. Andiamo alla grotta dei drogati. Caire che carito mene. Dragmesia. Parliamo con lui. Parla. Non hai un bel aspetto. No. Temo di averli fatti arrabbiare, gli dèi. Brutta storia. Brutta storia, eh. Cazzi d'uomo. Possibile. Mi pare che siano vendicativi. Di solito prendiamo armi sulla grotta di Drogati. Sai, anche lì ci sono degli dei. Esaudiscono desideri a chi porta dei tributi. Tutti fanno delle offerte e chiedono qualcosa in cambio. Ah, ma i miei desideri non sono mai stati esauditi. E io sto finendo il denaro e le offerte. Ora sono povero. Devo aver fatto qualcosa di male. Sì. Sa essere beffato. O essere crodulone. In quella grotta e ognuno chiede qualcosa di diverso. Vai a sentirli con le tue orecchie. Darò a te la mia ultima offerta. Devo sapere se sono reali. D'accordo, non preoccuparti. Vai. Oh, grazie. Ricorda, fa attenzione a dove metti i piedi, Mistis. Calpesterai un suolo sacro. Mm? Mi puzza tanto di mandritti. No, qua sopra addirittura. Ma qua una mini mappa per qua dentro, madonna.
orientare, però. E l'abbiamo visto in Outward stavolta. Chiaccio. Chieste d'amicizia dai peggio parti del mondo a mio marito. C'ho più posto stranieri che italiani. Mi importa, li condivido perché mi fanno ride, però. Questa non è quella di prima. Vibro. Andiamo piano piano, come se. Aspetta però. Amore, che cazzo hai fatto all'occhio destro? Ah no, ok, no, te lo vedevo chiuso con nero, ho detto come hai fatto? Fosse un gioco come Outward basato tutto sull'esplorazione, capirei, ma cazzo, qua ci sono pure gli indicatori, una minchia di mappa non gli costava nulla. Ma mi devo informare se c'è e come si mette, ma non credo, però non mi ricordo, ho visto la live di YouTube, ma non ci ho fatto proprio caso. Troppo, se vado adesso su internet mi si sminchia proprio. Niente. Oh, ho sbagliato? Ma perché non mi si lascia? Abbiamo fatto tipo Xena, io che saltavo da sopra la roccia, che mi provava a colpire ma mi lisciava. Sono morto proprio bruttissimamente. Non andiamo troppo in là che se poi si beccano. Oh, liscio. Mori. Questo serve aver giocato a... Perché io i nomi zero ogni tanto vuoto. Oh, come cazzo si chiamava? Oh, cosa mi piace? No, ci credi? È una cosa assurda, non mi ricordo il nome del gioco. Horizon Zero Dawn, ecco. Io sapevo che c'era qualcuno di male qua. Come stai? Sì, infatti per quello ho detto così. Cosa? Oppure hai dormito? Che? Perché? Ah, va bene. Vabbè. Tanto domani siete a riposo. Io stacco alle 2, eh. Abbiamo letto male i turni, erano alle 10:14. Sì, l'ho visto sia là che l'ho rivisto sul turni. Infatti per me. Carino. Non c'ha molte espressioni facciali quando sono incazzati o cose, sembra come sono simpatici. Delle scelte multiple inutili perché tanto ti ripetono sempre le stesse cose, però lo dovresti rigiocare pure tu facendo altre scelte, no? Perché tu qua c'è la scelta quella delle azioni che vanno a modificare la trama, per esempio puoi decidere di lasciare vita a uno o ammazzarlo. Oddio, come The Witcher. Però c'è molta cosa dell'Uncharted. Chi è che fa? Sai, poi non li posso ammazzare tutti così, eh? Non venite tutti e due qui. Non mi faccio. Rischio di farmi scoprire.
Ma come stai andando la dieta? Guarda testa, mamma mia. Perché se mangia poco, devi mangiare di più frutta. Sono fatta la Macedonia. E lo so, ma non è finita tutta. Capito, era una cofana. Lo so, ma se ti fai la testa vuol dire che... Calcola, sono stata in live 3 ore, mi sono fatta tre bicchieri. Vabbè, pure le 3 ore di live ti hanno fatto una testa per lo schermo. No. Ma se meno forse è normale. Ciao. Ed in più puoi scegliere il personaggio. Ah sì, è vero, e poi puoi scegliere pure il personaggio. Femmina o maschio? Sì, io ho scelto la femmina. Ma come? Volevo vedere com'era, ma la storia è molto più improntata per essere il fatto che lui è maschio che lei è femmina. Ah. Ok. E proprio si è fatto sgamma dagli altri. Come vittoria. Oh, Arco, spara. Manco insieme agli amici. Tu va. Esci. Ma mi fa vedere già quanto gli levo, buono. Bella, l'animazione addosso alle pietre, bella. Mi sembrava gnocca, ha detto. Ormai è andata a dormire, purtroppo sta un po' stanca oggi, che ha iniziato la dieta e deve fare la dieta quella di solo frutta per 2 giorni e ti butta proprio giù, l'ho fatta una volta, non te reggi in piedi. Che c'è qua? Amadosca. Mano non identificata, non capisco cosa serve. E sali del livello, per Dio. Intanto vediamo se c'è qualcosa che posso mettere facile. $400 da un guerriero, $500 da un assassino. Però frutta per 2 giorni, persino i carcerati ti mangiano di più. Puoi mangiare quanto ti pare, ma solo frutta, perché almeno dai una botta all'organismo che cambia il metabolismo e poi dovresti iniziare la proteica che ti permette di avere, che è quella solo carne invece, che ti permette di bruciare molto di più i grassi. Che qua da dove esco? Sta rallentando la live, ma comunque mo andiamo a parlare col piccoletto lì e poi mi fermo. Ma sta andando a scatti proprio tantissimo, vedo. Ritorniamo da dentro la...
La grotta qua. Così non me la vedo. Io purtroppo a breve dovrò, perché ho messo su una panzetta a tratti indifferente. Quando cazzo era? Mi ho perso l'entrata della grotta. Ecco. Calma. No, devi scendere. Poi l'ho provata a fare quella sua, poi purtroppo il gas che dovevo levare io è poco rispetto al tipo di dieta troppo forte e mi sta a sentire male di brutto. Ho visto. È l'orario. Non lo so, a luna svarbola. Siamo buoni. Possente Dio, ti prego, aiutami. La tua preghiera è ascoltata. Troverai delle ricchezze alla tua porta prima di quanto tu creda. Sapevo che mi avresti ascoltato. Ogni alba e tramonto saranno tuoi. Ogni cosa sotto il mio umile tetto di sale è dedicata a te. Sì! Ora vai a casa e attendi l'intervento del fato. Sarà fatto, grande Dio, sarà fatto. Beh, se il denaro che le serve, il bottino dei banditi andrà benissimo. Però se ruba adesso non mi dovrebbero di niente. Ci sono solo banditi che rubano dracme e speranze ai fedeli. Lo sapevo. Non è vero, non lo sapevi. Non dovrei affrontare l'ira di Zeus. Forse lui avrà pietà di te. Spero che Zeus scateni la sua ira su quei banditi. Non temere, ha scatenato la mia. Dovrei stare. Vabbè. Siamo arrivati al livello 4, è l'una di notte, la live ha sfanculato di brutto, quindi facciamo questa che mi serve.